Abbiamo avuto un aiuto straordinario proprio dalla Guardia di Finanza per il traffico dei cuccioli alle frontiere. Quella è stata una piaga terribile che dopo la ratifica della Convenzione continuavano ad arrivare i camioncini dell'Europa dell'Est pieni di cagnolini che erano destinati a morire. Quanti ne ha presi la Guardia di Finanza e li ha veicolati per delle adozioni di gente che se ne prendeva carico? Come dire, è un ringraziamento che devo fare perché me lo sento molto, in quanto tante volte con la carenza che abbiamo ora e che dovremo riempire con le leggi attuative di questa norma costituzionale, avremmo potuto fare molto meno noi giudici se non avessimo avuto un sostegno di rapporti, di relazioni, di presenze in loco per far valere almeno le leggi che ci sono. Io citavo prima il tema dei calendari venatori. Quante volte l'ISPRA, con le relazioni della Forestale, della Guardia di Finanza sul posto, è riuscito a farci delle relazioni che hanno resistito a qualunque attacco da parte di coloro che avrebbero messo a rischio volentieri delle specie a gravissimo rischio di estinzione. Quindi con questo ringraziamento ringrazio di nuovo tutti voi, è un primo mattone che abbiamo messo dopo l'approvazione della norma, adesso lavorate tutti nei vostri rispettivi ambiti per completarlo. Grazie.